Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video tag a tema natalizio. Sono stata taggata da Lady Dark Makeup, la quale è anche l'ideatrice di questo tag, quindi vi invito ad andare a vedere il suo canale che vi lascio giù in info box. In realtà sul mio canale ci sono già due video tag a tema natalizio, quindi avevo pensato, diciamo, quest'anno di non aggiungerne altri, però poi sono stata taggata, il tag comunque mi piaceva e quindi ho pensato non c'è due senza tre, e quindi aggiungiamo questo terzo video tag. Sono 16 domande, quindi direi di cominciare subito. In una scala da 1 a 10, quanto ti piace il periodo natalizio? Sicuramente almeno 8 e mezzo, perché a me piace tantissimo il periodo natalizio. Forse riuscirei addirittura a dare un 9, perché mi piace proprio tanto questo periodo dell'anno. Mi piace immergermi nelle luci, nell'atmosfera, mi piace decorare la casa, mi piace pensare ai regali che devo comprare, mi piace pensare al menù del 24 e del 26. Che comunque diciamo che la cena del 24 e il pranzo del 26 con mia mamma pensiamo cosa fare di antipasto, di primo, di secondo, quindi mi piace anche pensare a tutte quelle cose lì e mi piace anche mettere sul canale video tag a tema natalizio. Infatti questo mese è un po' come dire tutto Natale. Tra l'altro c'è la playlist Tutto Natale sul mio canale, quindi vi invito ad andare a vedere quella perché ci sono tutti i video natalizi. Bene, quindi direi che da questa risposta si è capito quanto mi esalta il Natale. Andiamo avanti con la seconda domanda. Quali addobbi natalizi ci sono nella tua casa? Dunque, io avevo fatto l'home tour che trovate sul mio canale, quindi potete proprio farvi un giro in casa mia e vedere tutti gli addobbi natalizi. Comunque, per riassumere, c'è l'albero di Natale, c'è il presepe, ci sono delle candele a tema natalizio, ci sono un po' di decorazioni sparse qua e là, quindi diciamo che c'è un po' di tutto, ma sicuramente quelli principali sono l'albero di Natale e il presepe. Prossima domanda. Quale piatto non può mai mancare sulla tua tavola il giorno di Natale? Sicuramente da buona genovese doc vi dico il pan dolce genovese, perché noi abbiamo proprio tutta una tradizione legata al pan dolce genovese. Vi lascio il video nelle schede se non lo avete visto, perché la mia famiglia ha proprio una storia particolare legata a questo dolce. Quindi in casa nostra diciamo che se non c'è il pan dolce genovese non è Natale, perché per noi è proprio importantissimo questo dolce e quindi quello non può mancare. Però io aggiungerei anche i ravioli al ragù, perché comunque i ravioli al ragù sono un po' la tradizione. Li ho sempre mangiati a Natale e quindi se mancano non mi sembra neanche tanto Natale. Sicuramente queste cose, poi ci sono un sacco di altre cose buonissime sulla tavola di Natale, ma queste due cose direi che mi mancherebbero tantissimo se non ci fossero. Prossima domanda. Quali sono i tuoi addobbi natalizi preferiti? Dunque, ce n'è uno in particolare che è il mio preferito, che è questo. Ve lo avevo già mostrato in un altro tag. Questo è un Babbo Natale abbastanza lungo, come potete vedere, che io appendo alla porta. E questo è proprio il mio preferito. Mi è sempre piaciuto tantissimo fin da quando lo avevo comprato e quindi sicuramente quello. Poi, di solito, quali colori utilizzi per fare l'albero di Natale? Diciamo che il colore dominante è il dorato, perché io metto i nastri dorati intorno che fanno tantissima luce, quindi sicuramente quello appare come colore dominante. Però utilizzo anche tanto il rosso, perché ci sono delle palline rosse, poi ci sono altre decorazioni che magari non sono proprio rosse a tinta unita, ma hanno comunque sempre qualcosa di rosso. E poi anche un pochino di argento nell'albero di Natale di solito lo metto, quindi più o meno questi sono i colori. Poi, in cima all'albero di Natale, preferisci la punta classica a forma di stella o l'angelo? Io non metto nessuna delle due cose, quindi né la stella, né il classico puntale, quello lungo, né l'angelo. Non li ho mai messi, quindi in realtà non metto niente, perché io sulla punta dell'albero metto di solito una luce e poi un nastro dorato che avvolge la punta. Quindi non utilizzo queste cose. Se però dovessi scegliere, forse preferirei la stella, forse mi piacerebbe di più. Poi, qual è il tuo rossetto preferito da indossare nel periodo natalizio? Ce l'ho qua, ve lo faccio vedere. Il mio rossetto preferito, soprattutto a Natale, perché è rosso, che poi è quello che sto indossando adesso, è quello di NYX ed è un matte numero 07. Il colore è questo, ve lo faccio vedere. Questo qua è un rosso mattone.
ed è appunto il numero 07 matte di NYX. Questo mi piace molto perché ha una lunga durata, poi soprattutto a Natale che si fanno questi lunghi pranzi infiniti e se il rossetto comunque dura di più sulle labbra è sicuramente una cosa carina, ecco diciamo, e questo io mi trovo bene a lunga durata, non secca le labbra, quindi è sicuramente il mio preferito per questo periodo. Hai un oggetto natalizio a cui sei particolarmente affezionata? Ce l'ho e ce l'ho qua. È questa candela. Questa è una candela che ha più anni di me perché io l'ho sempre vista in casa mia fin da quando sono nata. È una candela proprio classica, ovviamente è vecchia perché ha più di 40 anni questa candela, però si è conservata bene secondo me. È un pochino ingiallita perché sicuramente era più bianca quando lo avevano comprata, però è ancora in ottimo stato ed è la mia preferita perché mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Io sono molto legata a questa candela perché proprio davvero mi ricorda la mia infanzia, mi ricorda la tavola della casa in cui io sono nata, che è comunque la casa dei miei genitori, mi ricorda tantissime cose questa candela, quindi sono molto affezionata. Non l'ho mai accesa perché se io l'accendessi comunque andrei a perderla perché si scioglierebbe essendo una candela e quindi poi non ce l'avrei più. Quindi la tengo un po' come soprammobile in realtà per decorare la casa in questo periodo. Prossima domanda: hai un accessorio che non può mai mancare nel tuo outfit natalizio? No, in realtà no, non c'è un accessorio specifico che io devo mettermi per forza al giorno di Natale. Magari se ritrovassi la mia spilla a forma di albero di Natale, me la metterei volentieri. Tra l'altro l'ho ricomprata da Tiger, però non è uguale a quella che avevo perso, perché quella che avevo l'anno scorso mi piaceva di più. Quindi quella l'avrei indossata volentieri perché era molto carina. Non l'ho trovata, ne ho ricomprato una simile, ma magari potrei mettere quella perché fa Natale, però sinceramente non ce l'ho una cosa proprio specifica che devo mettermi per forza. Qual è il regalo più bello che hai ricevuto per Natale? Sicuramente la macchina fotografica che mi aveva regalato il mio compagno un po' di anni fa. È una macchina fotografica bellissima, è una Panasonic Lumix con l'obiettivo di quelli proprio che si allungano, è proprio una cosa stupenda, mega galattica ed è proprio la mia macchina preferita. È veramente una cosa eccezionale, fa delle foto stupende e ad oggi è il regalo più bello che mi abbiano fatto, senza alcun dubbio. Poi, quale profumo ti ricorda di più il Natale? La cannella mi ricorda il Natale tantissimo, ma anche il profumo di cioccolata. Avete presente la cioccolata in tazza? Ecco, quello mi ricorda tantissimo il Natale perché era la colazione di Natale che io facevo con i miei genitori quando abitavo ancora con loro. Noi la mattina di Natale facevamo questa cioccolata in tazza buonissima, la faceva mia mamma con la cioccolata proprio in tavoletta, quindi era buonissima. Mettevamo sulla tavola i biscottini di Natale, quelli a forma di stella, tutti decorati, tutti particolari, e facevamo questa colazione, ovviamente con il pan dolce genovese che non mancava mai, ed era proprio una cosa molto bella. Quindi il profumo della cioccolata in tazza a me ricorda il Natale. Poi, prossima domanda. Oro, argento e rosso sono colori molto natalizi. Quale preferisci fra i tre? Dunque, a me piacciono tutti e tre, devo dire. Oggi sono tutta argentata, ho questa maglia luccicosa, gli orecchini d'argento, quindi oggi sono tutta d'argento. Però, se devo pensare all'albero di Natale e alle decorazioni per la casa, allora preferisco rosso e oro. Se invece magari è qualcosa da indossare, quindi orecchini, maglie, eccetera, forse l'argento mi piace di più. Però in generale direi che mi piacciono tutti e tre, sono tre colori comunque che mi piacciono molto. A quale decorazione natalizia non potresti mai rinunciare? Sicuramente l'albero di Natale, ma anche il presepe. Devo dire che sono un po' le due decorazioni natalizie che mi dispiacerebbe molto non avere in casa. L'albero di Natale forse è proprio quello che preferisco perché è luminoso, perché si accende, perché fa proprio atmosfera, perché nel momento in cui lo vado a fare poi ho tanti ricordi, perché magari trovo quella pallina che mi ricorda quando ero piccola, trovo
trovo quella decorazione particolare che mi ricorda i miei nonni. Quindi quando faccio l'albero di Natale ci sono tante emozioni legate all'albero di Natale. Il presepe magari un pochino meno, semplicemente perché il mio è piccolo e più veloce da fare, quindi comunque diciamo che è un po' più immediata la cosa. Però albero di Natale e presepe sicuramente mi dispiacerebbe, ecco, non averli in casa. Di solito come festeggi il Natale? Io comincio a festeggiare il Natale già la sera del 24 dicembre, quando erano vivi i miei nonni andavamo a casa loro, adesso che loro purtroppo non ci sono più andiamo a casa dei miei genitori e lì già cominciamo a fare la prima cena con i primi parenti, però cerchiamo di fare una cena abbastanza leggera e poi c'è lo scambio dei regali. Poi il Natale, quindi il 25 dicembre, lo passo sempre con la famiglia del mio compagno ed è sempre stato così fin da quando eravamo fidanzati 20 anni fa, quindi l'ho sempre passato con loro e è molto bello anche quel giorno perché si sta tutti insieme. E poi il 26 torniamo a casa dei miei genitori dove arrivano altri parenti che magari il 24 sera non ci sono. Quindi abbiamo 3 giorni proprio full immersion di famiglia, regali e pranzi e cene, quindi lo festeggio così. Ti sei mai baciata sotto il vischio? E secondo te porta davvero fortuna? Io sì, mi sono data un bacio sotto il vischio con il mio compagno un po' di anni fa, è stata una cosa bellissima, molto romantica, molto particolare, però sul fatto che porti fortuna ho i miei dubbi, perché grandi cambiamenti, grandi fortune non ce ne sono state. Comunque è stato un momento romantico, dolce, quindi ne ho un bel ricordo, anche se poi non ha portato tutta questa fortuna, però è comunque stato un bel momento. E il bacio sotto il vischio io lo consiglio, è una cosa da provare perché c'è veramente un'atmosfera particolare, si crea proprio un'atmosfera magica quasi, quindi almeno per me è stato così, però io se non avete mai provato, ve lo consiglio. Canta un pezzo di una canzone natalizia. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Basta, ragazzi, basta, perché è già tanto così, perché io odio cantare. Infatti, quando ho visto questa domanda, ho detto no, proprio odio cantare con tutta me stessa. Però proprio per spirito youtubiano, per spirito social, ho voluto comunque fare questa cosa con la speranza che alla fine del video non ci sia arrivato nessuno. Bene, tagga chi vuoi. Io taggo tutti quelli che vogliono fare il tag, anche perché manca ormai poco a Natale, quindi chiunque abbia voglia di farlo è liberissimo di farlo. Mi raccomando, andate a vedere il canale di Lady Dark Makeup, che è l'ideatrice del tag, vi ho lasciato tutto giù in info box. Io vi invito ad iscrivervi al canale anche se sono stonata, mettete un like di incoraggiamento, soprattutto perché ho cantato anche se non lo volevo fare, e vi mando, ragazzi, un bacio enorme.